Ciao, vogliamo noi del Museo Ferroviario di Suno fare un unboxing e un montaggio con voi. Ultimamente ci siamo appassionati a dei modelli fatti in mattoncini. Quelli che abbiamo sono modelli fatti con i più famosi dei mattoncini, parliamo dei Lego, e abbiamo scelto modelli che ovviamente, essendo noi un museo, potessero rispecchiare quelli che sono treni importanti o comunque famosi nella realtà. Abbiamo il coccodrillo, abbiamo costruito poi una locomotiva trifase e anche l'Oriente Express. E ora abbiamo deciso di adottare anche altre marche di mattoncini che non fossero per forza quella danese, conosciutissima in tutto il mondo del Lego, e costruire un'altra importante locomotiva, appunto non presente nel catalogo Lego. È arrivata oggi. Ordinato online, è una ditta della Slovacchia che produce molto probabilmente nei paesi dell'est, dalle scritte sulle etichette direi proprio di sì, e come potete vedere sono scritte in ideogrammi, quindi direi dalla Cina, e è arrivata oggi. Vediamo un po'. Allora, in ballo integro, la confezione è il sacchetto che la contiene in pluribus. Scusate se mi alzo, ma sono un po' più comodo. Allora, un altro giro di pluribus intorno alla scatola per garantire una maggior sicurezza. La stessa confezione era in pluribus. E si iniziano già a intravedere delle immagini. Apriamo la scatola facendo attenzione a non danneggiarla. E vediamo un po' come si presenta, perché sinceramente non abbiamo mai acquistato da questo fornitore e non sappiamo sinceramente come cosa può arrivare. Vabbè, la scatola presenta delle ammaccature, penso per il viaggio, ma è molto bella come grafica perché appare già subito, oddio, nero su nero non è che si vede molto, appare già subito la fotografia della locomotiva, la scala con la sua lunghezza, espressa sia in centimetri che in pollici, e il numero di pezzi. Vediamo all'interno come sono stati suddivisi i pezzi e se sono presenti le istruzioni o se ci invita a scaricarle da altre parti. Ah, molto bene. Temo che le istruzioni siano qua. Temo queste. Vediamo subito, caro amico, grazie di tutto. Ci scusiamo se ho dovuto attendere un momento, ma noi. E vabbè, insomma, sono i vari ringraziamenti, adesivi da applicare sulla locomotiva e la ditta a cui ci siamo rivolti per l'acquisto, Letbricks. Mi è piaciuto, ha un catalogo molto ampio di cose molto belle, non solo di treni, edifici, cose medievali, molto, molto particolare. Allora, tanti sacchettini, purtroppo non numerati, e quindi questo non sarà facile. Opla, uno è caduto. Ok, confermo. Le istruzioni le dovrò scaricare con il QR code. Ci aggiorniamo dopo. Confermo, istruzioni scaricate tramite il QR code, speriamo siano facili e non troppo semplicistiche. Si tratta di un mezzo motorizzato che può circolare, quindi proveremo i motori e poi abbiamo trovato un building kit con una pinza, l'accessorio per lo smontaggio dei pezzi quando si collegano e una specie di righello per riconoscere la lunghezza dei pezzi. Ci potrebbe venire comodo più avanti. Ora proviamo i motori. Allora, nella confezione abbiamo trovato due motori. Questo deve essere il ricevitore infrarossi. Varie connessioni, le luci, non me l'aspettavo, sono felice di questa sorpresa. Il contenitore delle batterie che era chiuso con due viti, ma vi dico la verità,
non le più rimesse per essere più veloci nel metterle e togliere, il telecomando infrarossi, due cavamenti per capire bene a cosa servono, e due telecomandi. Credo, scrivetemi nei commenti se sapete qualcosa di più, nelle istruzioni non appaiono. Allora, accendo qua, si accende un LED qua, le luci sono accese, ho provato prima già i vari indirizzi dei motori e ho notato che girando, come si sente il rumore, tutti e due i motori funzionano correttamente. Spengo, prova effettuata con successo, spegniamo tutto e procediamo con il montaggio. Allora, come detto, abbiamo provato i motori, qua dice di separare i pezzi, purtroppo i sacchetti non sono numerati come siamo abituati dalla più nota marca Lego. Inizialmente le istruzioni presentavano solo delle foto del modello finito che mi ha fatto pensare che dovessi usare queste per il montaggio. Fortunatamente, scorrendo, ho visto che sono 236 pagine di PDF da sfogliare, quindi le istruzioni sono piuttosto dettagliate e cominciano da qua. Eccoci, l'abbiamo completata, ci abbiamo messo qualche giorno. Avrei voluto fare il video in timelapse, ma era praticamente impossibile perché il problema dei pezzi tutti sfusi comportava dei lunghi periodi per la ricerca. Tutti quei barattoli che si vedono qua sono proprio i barattolini dove ho diviso tutti i pezzi e poi andavo man mano a ricercarli. Pregi e difetti. Allora, partiamo col dire che il modello in sé per sé è fantastico, è meraviglioso, doppia motorizzazione. Non bisogna essere attentissimi a montare le bielle perché un attimo che se no si impuntano e il motore potrebbe non girare benissimo, va molto calibrata. In fin dei conti non so se nasce come una locomotiva per girare effettivamente sui circuiti, o se è più ferma. Allora, nasce per girare sui circuiti perché è totalmente snodata, tutti gli assi sono mobili per girare sui circuiti classici, diciamo della Lego, che hanno delle curve molto strette, quindi sono sicuro che possa girare. La facilità con cui possa girare con tutto questo manovellismo, non lo so. Allora, pregi e difetti della marca in sé. Allora, tempi di spedizione onesti, tutti i pezzi avanzati. In compenso ne mancavano altri, o meglio, le istruzioni che sono su un tablet mi dicevano di utilizzare determinati pezzi di alcuni colori che poi alla fine, verso la fine, mancavano e ne sono avanzati altri di altri colori, che ovviamente uno non vedendo se le istruzioni dopo avessero utilizzato quei pezzi, cercava di non utilizzarli. Io mi sono arrangiato con quei 3-4 pezzi che mi mancavano da tutti i miei Lego vecchi che ho conservato nel tempo di quando ero bambino e tutto quanto. Però poi c'erano. Non è facile, uno dice perché non sei andato a vedere le istruzioni prima e tutto quanto. È un PDF da 236 pagine, non sono
non sono 5-6 pagine che uno vede tutti i pezzi dove vanno. I pezzi sono 3200 pezzi, quindi non è poca cosa. Allora, discorso istruzioni sul PDF. Inizialmente sono scomode perché comunque devi stare a sfogliare il tablet. Il tablet a volte va in stand-by, richiamano stand-by, però ha un grande pregio, lo si può ingrandire. Quindi quando ci sono degli insiemi di pezzi che non si capisce quali pezzi in che posizione sono messi, ingrandendo la cosa si facilita molto. Sono avanzati anche questi che sono dei telecomandi. Altri difetti non ne trovo, a parte il fatto che magari non sono stati accurati nella cernita dei pezzi, perché di per sé la macchina è perfetta, è meravigliosa, è più bella di quanto me la potessi aspettare. Un consiglio: se è il primo modello che assemblate, fate qualcosa di più facile. È molto impegnativo, è molto impegnativo perché ci sono tanti pezzi. Non è tanto l'uno dei pezzi, ma è il come sono fatti. Una macchina comunque è di per sé molto, diciamo, fragile, perché sono tanti pezzi assemblati in tutte le direzioni, quindi i punti di ancoraggio, se si maneggia male o non si ha un po' di pazienza, si monta da una parte e si rischia di smontare dall'altra. La soddisfazione è tanta, perché comunque si ha un metro di macchina che è incredibile. Di per sé la Big Boy è incredibile come macchina, anche a reale, la più grande locomotiva a vapore prodotta, la più potente, e siamo contenti di avere questa macchina. Cosa dire di Letbricks? Mi è piaciuta, i pezzi sono totalmente compatibili con quelli della marca più nota, che è lo standard, chiamiamo, diciamo pure Lego. Colori belli, tutti uguali, non ci sono difformità tra le varie forme sui colori. Molto, molto contento. Qui abbiamo la batteria, il filo quasi non si vede, il vano batteria è facilmente accessibile. L'ho detto, facilmente, e ora non si apre. Eccolo qua. Sono solo quattro punti di ancoraggio, la batteria la troviamo qua dentro. In questo momento è accesa perché il modello è dotato anche di luci, come si può vedere. Come vedete, tutta è snodatissima la locomotiva per le curve strette. Teniamo, mica che carlega giù. Il rumore che sentite sono gli impulsi che arrivano. Ecco. E questo qui è un po' più inchiodato, questo qui è più libero. Dovrò andare a calibrare. È il suo punto debole, ma penso che sia il punto debole proprio di tutte le locomotive a vapore, quello del birrismo. Sono molto contento, ve la consiglio, ripeto, se è la prima macchina che montate, se non avete tanta pazienza e manualità, partite da macchine locomotive un pochino meno complicate, un po' più facili, perché questa qui è seriamente impegnativa. Ah, l'ho toccato, è seriamente impegnativa. Però la soddisfazione una volta finita è tanta. Tempi di montaggio un po' di ore. Io non ho calcolato il numero esatto di ore, però mi è andata via nelle serate qualche pezzettino montato qua e là, una settimanina buona. Quindi diciamo che ci vorranno una decina di ore abbondanti tra tutto per montarla, però è impensabile farla in maniera continuativa perché ti vanno via gli occhi, anche perché i colori dentro un po' più colorata, ma fuori proprio ti vanno via gli occhi perché è solo grigio e nera. Però lo consiglio, venite a vederla al Museo Ferroviario di Suno.